Francesco Vitucci, coach. Prima delle domande dei giornalisti, il suo commento sulla gara. Oggi è stata appunto Sassari, oggi ha vinto con merito alla fine, perché noi nel momento che potevamo girare l'inerzia, quando siamo arrivati i 4 punti, non abbiamo saputo sfruttare adeguatamente quel momento lì, e questo ritorno abbiamo ceduto un po'. Sicuramente possiamo fare sicuramente meglio e sono assolutamente convinto che lunedì giocheremo un'altra partita. Anche troppo nervosismo nelle scelte, che di solito invece noi facciamo in maniera un pochino più diciamo cestisticamente intelligente, in attacco, qualche rimbalzo di troppo, ceduto, probabilmente pensare cosa dovevamo fare in attacco, l'abbiamo fatto abbastanza male, e ci ha anche condizionato un po' difensivamente. Confido nelle capacità di reazione che abbiamo e lunedì sarà un'altra persona un'altra partita. Se avete qualche domanda? C'è Gianmarco Pozzecco, coach, il tuo commento sulla gara. Niente, siamo alle solite. Siamo alle solite. Sono di nuovo qua. Nulla, ringraziare i miei ragazzi e più di altre volte, perché è una partita di playoff e colgo l'occasione per fare complimenti a Brindisi, che ha giocato una partita straordinaria, e quindi devo essere ancora più grato ai miei giocatori che hanno giocato una partita di grandissima intensità agonistica, e giocando con il cuore e portando a casa una partita chiaramente importante. Però ribadisco i complimenti a Brindisi e a tutto il suo staff, da Frank a tutti gli altri, perché hanno dimostrato ancora una volta di essere una delle squadre più forti di questo campionato, al di là del budget, nel senso che la posizione in classifica e come giocano non è così scontato, proprio perché hanno un budget che teoricamente, immagino, con quel budget lì solitamente non riesce ad arrivare a giocare una pallacanestro di questo tipo, e invece sono straordinari. Complimenti a tutta Brindisi. 17 di fila è qualcosa, però, di, tornando a noi, qualcosa di importante. Domande per il coach?